Huggy Wuggy, quei nastri non sembrano niente di buono. Ma Poppy ha bisogno di aiuto. Mamma Gambe Lunghe l'ha intrappolata. Ogni secondo è importante. Poppy dice a Huggy di salvarsi, ma lui non può abbandonare la sua amica. Quindi dovrà combattere. Ora sono nei guai insieme e dovranno costruire una stanza segreta. Cercheranno di fare del loro meglio per fuggire, mentre mamma Gamba Lunga cercherà in tutti i modi di fermarli. Adora vedere le persone soffrire. Huggy e Poppy sono andati al campo scout quest'estate. Sono in grado di gestire questi nodi. Devono solo lavorare insieme. Ne stanno uscendo poco a poco. Ma un attimo, c'è di più! La mamma renderà praticamente impossibile a Poppy e Huggy costruire qualcosa. I pallet di legno sono ricoperti di scatole. Poppy li prenderà al lazzo e li libererà. Sarebbe stata una grande co-girl. Batti il 5. Mamma Gambe Lunghe ha incatenato i pallet. Per fortuna Poppy ha un amico con i denti grandi. Forza, Huggy, mordilo! Pronti? Partenza, via! Il nostro telaio è quasi pronto. Ehi, che c'è sullo schermo? Hanno superato la prima sfida. Ma la mamma era convinta che avrebbero fallito. La prossima di sicuro sarà più difficile. Guarda, Huggy, si sta aprendo un sentiero. Andiamo da quella parte. Un'altra stanza, un'altra sfida. Dobbiamo raccogliere gli oggetti in tempo. Poppy non ha idea di cosa cercare. Ragazzi, aiutatela! Commentate qui sotto e ditele quali oggetti vedete. Grazie! Sbrigatevi, il tempo è quasi scaduto! Le porte si stanno chiudendo! Dobbiamo uscire di qui! Ehi, Huggy! Poppy è riuscita a passare all'ultimo secondo! Huggy Wuggy è rimasto intrappolato lì dentro da solo! Non va bene! Dobbiamo risolvere insieme le sfide della mamma! Le porte sono di nuovo aperte! Presto, usciamo! La mamma è di nuovo delusa. Quei due sono troppo bravi nelle sfide e hanno ricevuto un sacco di cose belle per la loro stanza. Sono davvero fortunati. Ottimo lavoro. Ehi, che cos'è questo? Da dove viene questa targa? Deve essere una nuova sfida. Poppy ha capito cosa fare. Bisogna abbinare la vernice ai numeri. Huggy può aiutarci. Hanno trovato tutta la vernice. E adesso? Sì, ora possiamo dipingere. Huggy ama l'arte. Anche se non è molto bravo, però non si perde d'animo. Questa sfida pericolosa sembra più un gioco divertente. Ottimo lavoro! Hai risolto questo difficile problema. Beh, quasi. Huggy ha sbagliato un numero. E ha finito la vernice. Avresti dovuto prestare più attenzione. E ora che facciamo? La mamma deve averlo fatto apposta. Huggy sta impazzendo. Non essere troppo duro con te stesso. Per fortuna Huggy ha abbastanza vernice sulla mano con cui lavorare. Ottimo lavoro! La mamma ha perso questo round. E la nostra squadra ha vinto! Mai lanciare le cose! Che cos'è questa scatola, comunque? Un nuovo compito malvagio della mamma! Dobbiamo sbrigarci! Ma che dobbiamo fare? E a cosa serve questo pulsante rosso? Forse non dovremmo premerlo! Ehi, dove è andato Huggy? Che sta succedendo? Poppy ha paura. È da sola nella trappola della mamma. Il monitor si è acceso. Huggy è legato. Poppy deve aiutarlo a uscire. È a questo che servono gli amici. Ma come? Wow, un'altra scatola. Forse è sufficiente. No, vuole giocare. Forza! Poppy sta prendendo tutti i fiori nella scatola. Ha allenato i suoi riflessi l'ultima volta che il suo appartamento si è allagato. È molto più facile. Da dove viene questa ghirlanda?
Mettici sopra dei fiori e appendila nella stanza segreta. Poppy è brava in tutto. Aiuterà di sicuro Aggie a uscire. Non importa quanto la mamma cerchi di fermarla. Ha superato un'altra sfida. Wow, la mamma è arrivata e ha qualcosa per noi. Vuole giocare. Poppy non ha paura di lei. Costruisci una torre di blocchi che arrivi fino al soffitto. Sembra difficile, ma non lo è. Poppy sa quanto sia pericoloso, però. Bisogna fare attenzione a non rovesciare la torre come se fosse un Jenga. Oh, la situazione si fa tesa, Aggie è preoccupato per la sua amica e il loro destino è nelle sue mani. Oh, un pulsante! Cosa fa? Aggie ha premuto quello giusto, tanto per cambiare. La mamma perde e Poppy vince! Ecco il suo premio! Una fantastica mensola per la sua stanza! La mensola ha occhi e mani per tenere al sicuro le cose che contiene. Perché non mettere i blocchi qui? C'è qualcosa di strano in questa stanza. È viva? Poppy è stanca e ha bisogno di riposare. La mamma è furiosa perché Poppy sta vincendo la sfida. Ha intenzione di rendere le cose difficili. Poppy non ha paura, è solo arrabbiata. Deve fermare mamma Gambelunghe. Non sa quale filo tagliare. E se li tagliasse tutti? Che ne dici di questo gioco? Poppy non fa altro che vincere. Ha funzionato. Ora può dormire. No, non ci riesce. Non ha mai superato il livello. Poppy è troppo stanca per affrontare questo problema. Ma deve continuare a provare. Altrimenti la mamma non la lascerà mai in pace. Un altro strano compito! Deve coordinare i colori di ogni cosa. I puzzle sono così divertenti. Forza, Poppy! Non è così difficile come sembra. Ce l'ha fatta! Wow! Per oggi abbiamo fatto il piano di magia. Che ne facciamo di questo? Poppy è una ragazza intelligente. Può usarlo per fare un morbido cuscino. Non è brava a cucire. Ma sembra molto comodo. Chi se ne importa dell'aspetto? La mamma ha già in mente una nuova sfida per lei. Che c'è lassù? È troppo alto perché Poppy possa raggiungerlo. E non può volare. Vorrebbe essere alta 2,5 metri. Oh, come potrà salire lassù? Oh, un trampolino! Questo compito è davvero divertente. Sembra un mosaico. Ma a che serve? Forse dobbiamo provare a metterlo insieme. Sembra sbagliato. Riproviamo. Così va meglio. Poppy è bravissima. Potrebbe essere una decorazione per la loro stanza. Abbiamo colori e pennelli. Poppy adora disegnare. Questo è venuto molto bene. Qui puoi appendere le chiavi per evitare che si perdano. Che c'è sullo schermo? È sempre più vicina alla vittoria. Oh, che è quello? Un premio per quante sfide abbiamo superato? Oh, un set di trenini forte! Poppy si sta facendo valere. Questo specchio di sicuro tornerà utile. Poppy sta posando i binari. Sta andando alla grande! Ora mettiamolo alla prova. Allacciate le cinture. A tutta forza! E lo specchio? È magico! Poppy lo sapeva! Un'altra sfida vinta! La mamma si sta arrabbiando! Aggie è così orgoglioso invece! È così coraggiosa e intelligente la sua amica! La mamma sta soffocando dalla rabbia! Le sue braccia però sono lunghe e la aiutano!
Questa è l'occasione per Huggy di scappare. Non c'è verso. La mamma non ha finito di giocare. Ha un altro compito per loro. Qualcosa di strano è apparso nella stanza. Poppy non ha mai visto niente di simile. E adesso che facciamo? Riempiamo la provetta di liquido. Sembra facile. Qual è l'inghippo? Non c'è tempo per pensare. Versa l'acqua. Sbrigati! Il tempo sta per scadere. Non vuoi fallire, vero? Eccolo il problema. La mamma ha fornito meno acqua di quella di cui Poppy ha bisogno. Non riuscirà mai a farcela con quelle dita corte. Molto divertente. Poppy ci riuscirà comunque. Può usare il suo fermaglio per capelli come un amo da pesca. Presto, lancia la lenza. Ci siamo quasi. Bel lavoro, Poppy. La mamma però non è molto contenta. Una chiavetta? Che ci sarà qui dentro? Tutti gli episodi di Naruto? Oppure i video di Trum Trum Trick? Oppure le foto del figlio di mamma Gambelunghe? Vediamo un po'. Scusa, sono così nervosa. Poppy ha battuto il gioco! E adesso? La mamma si è bloccata. Ecco, è proprio quello che meritava. Huggy Wuggy è libero! Niente più sfide! Poppy ha vinto! Ma ora che si fa? Vuoi ricominciare il gioco? Poppy ama giocare con i giocattoli. Qualcuno ha lasciato una videocassetta sul tavolo. Che significa? È curiosa! Vuole scoprire che c'è nella cassetta. Oh no! È mamma Gambelunghe! E vuole giocare! Poppy voleva vivere in una favola, ma non è così! Dove si trova? La trappola della mamma! Deve andarsene da qui! Ha paura! Vuole solo andare a casa! I suoi genitori si arrabbieranno perché se n'è andata! Ma questa non è nemmeno la parte peggiore! Mamma Gambelunghe vuole giocare e Poppy non ha altra scelta che stare al gioco! Deve costruire una stanza segreta se vuole tornare a casa! Non perdere tempo! Inizia e basta! Procurati i materiali! Per prima cosa bisogna trovare un orsacchiotto ed eccolo lì! Che guarda Poppy! È così carino! Ma che cos'è questa cerniera? L'orsetto ha un segreto! Oh, è una chiave! Ora Poppy può aprire i pallet e iniziare a costruire! La struttura del letto è pronta! La fiaschetta si sta riempiendo di liquido per mostrare quanto Poppy si avvicina al completamento! Ottimo inizio! Mamma Gambelunghe osserva il suo lavoro! Poppy non dovrebbe mettersi comoda? Vai a conoscere i tuoi ospiti! La mamma ha pensato che Poppy si stesse annoiando, quindi le ha assegnato un altro compito. Ehi, il tempo scorre! A che servono questi cubi? Il tempo sta per scadere! Poppy ha sbagliato! Ragazzi, riuscite a mettere insieme la parola giusta? Scrivete la risposta qui sotto! Speriamo che voi abbiate la risposta giusta! È meglio che Poppy si sbrighi! Il tempo sta per scadere! Poppy ce l'ha fatta! L'hai aiutata a battere mamma Gambelunghe! Questo significa che Poppy è a un passo dalla vittoria! Guardate il liquido! Oh, non hai voglia di ricomporre questo grande puzzle? È così morbido! Sarebbe un'ottima copertura per il pavimento! E ora costruiamo un gioco più divertente! Ops! Mamma Gambelunghe è di nuovo qui! Sta cercando qualcosa! Oh, quelli sono i suoi puzzle! Poppy non avrebbe dovuto toccarli! Mamma Gambelunghe però non sospetta nulla! Poppy l'ha fatta franca! Una scatola che ti cade in testa non è poi così male! Ma ora il compito è in pericolo! Poppy dovrebbe fare un sonnellino e poi riprovare! Dormire sulle mani non è comodo come su un cuscino! Si potrebbe riempire i palmi delle mani con delle piume! Ma Poppy ha un'idea migliore! Un cuscino morbido per le mani! Batti il 5 e ora vai a dormire! Sogni d'oro? Non le piace che le si tocchino i capelli? E mamma Gambelunghe lo sa! È così cattiva! Poppy non finirà mai di leggere questo libro! Un altro compito confuso! Che cos'è questa scatola? Qualcuno ha mangiato una pizza e ha gettato la spazzatura a Molly? Ma ora è il tempo di giocare!
La palla deve attraversare tutto il labirinto e Poppy deve aiutarla. Ce l'ha fatta, fantastico! Oh, un'altra scatola, magari con la pizza stavolta? Oh, è solo un altro compito e non è buono come la pizza. Poppy però dovrà farlo. La sua mano la ispira di nuovo. Non ha mai visto niente di così bello come la sua mano. Che sta progettando? La scatola ha un aspetto molto diverso ora. Poppy la dipingerà. Ora sembra così cupa. Che ne dici di qualcosa di più colorato? Questo è il massimo della luminosità. Questa lampada illuminerà la stanza di Poppy. Questo le ha fatto guadagnare qualche punto in più. Ottimo lavoro! Ed ecco il suo premio! Uno specchio! Vuole sapere come sta. Cos'è quell'adesivo? Poppy non sa leggere, al contrario. Oh, ecco a cosa serve lo specchio, non per truccarsi. È un inizio! C'è un fiore sotto il cuscino. E se ci fosse uno specchio che mostra la ragazza più carina del mondo? Buona idea, ma... mostrerà Poppy? Scherzo! È stata bravissima! Sta per vincere il gioco! Sì! Cos'è quello? Un treno? E come è arrivato qui? Una foto di mamma Gambelunghe in vacanza? Ehi, Poppy! Mamma non ama le prese in giro! Poppy deve rimettere insieme il treno. Ma non riesce a farlo molto bene. Rilassati e concentrati. Sulla cartella c'è l'ordine giusto. È così facile, dai! Ottimo lavoro! Ora il treno potrà girare per tutta la stanza segreta di Poppy. E lei potrà riposare un po'. Ehi, niente riposo! Non hai ancora finito la sfida! Benvenuto nel tuo nuovo compito! Fai quello che dice lo schermo! Ehi, ci sta riuscendo! Salta, 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 salta! Mamma Gambelunghe si sta arrabbiando! Vuole rendere il gioco più difficile! Poppy però non si arrende mai! E ha superato il livello più difficile! La mamma non ha idea di quanto sia forte Poppy! Ed ecco il suo prossimo compito! Deve creare una tenda che faccia in modo che la sua stanza sembri segreta! Carino! Poppy si sta avvicinando alla fine della sfida! Cos'è quel bellissimo fiore? Ah, che buon profumo! Ma Poppy è allergica! Basta con i fiori! Era un regalo del suo ragazzo! Ed è meglio che Poppy lo sistemi subito! Mamma Gambelunghe non la perdonerà per questo! Forse se usasse l'argilla da modellare! Tutti dovranno sacrificare qualcosa. La sfida è di Poppy, ma l'amore è della mamma. Riuscirà mai ad amare? Meglio sbrigarsi. Si sta avvicinando. La pianta è a posto. La sfida è ancora in corso. Poppy, è ora di giocare. Di sicuro ci riuscirà, perché è nella squadra di basket femminile. È la nuova LeBron. Guardate con quanta facilità fa canestro! Ogni canestro la avvicina alla vittoria! 3 punti! Ed ecco mamma Gambelunghe! Vuole provarci anche lei! Ma le sue braccia lunghe raggiungono facilmente il canestro! Torniamo a giocare! Ora è il momento di decorare la scatola dei giocattoli! È facile! A Poppy piace questo compito! Oh, il pranzo! Ma è fatto di plastica e Poppy non lo vuole! Mamma Gambelunghe non ha fame però e si è molto arrabbiata! Poppy deve continuare a disegnare qualcosa! Questo colore le ricorda qualcosa! Dovrà barare un po'! Il gioco è finito! Devi lasciare andare Poppy! Per ora basta con i giochi! Poppy deve tornare a casa! I suoi genitori saranno preoccupati! La mamma sospetta qualcosa e scopre il piccolo trucchetto di Poppy. Non le piace essere ingannata. Poppy è tornata nel suo ufficio. Guarda, Aggie Waggie è nei guai.
Ehi, non toccare quella cassetta! No! Poppy deve aiutarlo! Ma prima dovrebbe aiutare se stessa! Sta cercando di avviare il gioco, ma la sua console non funziona! Non riesce a scaricare l'aggiornamento e anche il suo cervello non riesce a sopportare lo sforzo. Dovrà usare tutta la potenza del computer che riesce a trovare. Sembra che sia un po' troppo. Ha aperto una specie di portale. Aki è molto più grande di quanto si aspettasse. Ma è così gentile e adora gli abbracci. Oh no, quella è mamma gambe lunghe. Vattene via, salva Aki Waki. Molly voleva solo giocare al suo gioco, ma ora è il gioco che sta giocando con lei. Che paura! Ora dovrà salvare Aki Waki da mamma gamba lunga. È così spaventato da far sembrare Molly coraggiosa. Bloccare la porta le farà guadagnare del tempo. Oggi Molly deve consolare il suo personaggio di fantasia preferito. Lo stress lo ha elettrizzato. Molly ha sempre desiderato avere un superpotere ed ora eccolo qui. Non si sarebbe mai aspettata di avere così tante responsabilità. Ora deve imparare ad usare i suoi poteri o qualcuno potrebbe farsi del male. Oh, scusate, non volevo. Oh, guarda che c'è laggiù, andiamo! Questa è la videocassetta del gioco e di sicuro conterrà le risposte a tutte le domande. Chi è venuto prima, l'uovo o la gallina? Quanto fa 7x8 e soprattutto come salviamo Aki Waki? È il professore pazzo, riuscirà a dargli un consiglio? Catturare mamma gambalunga in una trappola sembra impossibile. I suggerimenti ci sono, ma Molly non li coglie. Inizia a cercare nel baule dei giocattoli, ma non c'è niente. Avrebbe dovuto ascoltare il professore. Solo che Molly non capisce le persone che parlano in quel modo. Ehi, non potresti parlare più semplicemente? Il professore ha detto destra o sinistra? È questo il posto in cui guardare? Il professore dovrà uscire dalla sua zona di comfort e aiutarli. Grazie, professore. E ora che facciamo? Un attimo, perché la connessione si è interrotta? Mamma gambe lunghe ci ha trovati! Scappiamo! Vediamo se saranno in grado di scappare. Occupato? Questo è il primo compito, ma che cosa devono fare? Aki Waki vuole rischiare. Pessima idea! Una delle serrature si è aperta, che peccato! La mossa di Aki potrebbe metterli in guai seri! Oh no, anche Molly è nei guai! Mamma gambe lunghe è quasi uscita dalla trappola! Non possono commettere un altro errore! Che pulsante devono premere? Commenta qui sotto, grazie! Hanno ottenuto il primo artefatto! Ma ancora non bisogna festeggiare perché non hanno finito! Ora dovranno trovare la cassetta! Si divideranno! Oh, è così che fanno sempre nei film dell'orrore. Molly non deve aspettarsi di avere successo. Il compito è più difficile di qualsiasi cosa faccia a scuola. Ma almeno c'è Aki Waki ad aiutarla. Accidenti! Chi ha visto Molly? Aki l'ha spaventata così tanto che le è quasi venuto il singhiozzo. Ehi, guarda che c'è qui! È la cassetta! Oh, ciao, professore! Il prossimo compito è quello di dare vita a un giocattolo. Ma prima dovrete montarlo. Come si fa a dargli la vita? Dobbiamo sparargli! Questo non ha molto senso! Ma il professore ci è riuscito! Molly sarà in grado di farlo! Dove hai preso quel braccio, Aki? Viene dal giocattolo? Devono metterlo insieme e poi farlo rivivere! Wow! È molto strano! Molly ha fatto un pasticcio! Se prende vita sarà davvero molto spaventoso! Il mostro è tornato! Non abbiamo più tempo! Mamma gambe lunghe li ha trovati! Avrebbero dovuto montare il giocattolo normalmente! Molly ha fatto anche un altro errore! Chi è quello? È carino! Ed ecco un altro cubo! Ma dov'è Aki Waki? In compenso, ecco mamma! È troppo vicina! Il tempo è scaduto, dobbiamo agire! Molly voleva le mani laser? Beh, lei ottiene sempre quello che vuole! Sfidare la mamma è una mossa coraggiosa! Ma Molly deve difendere il suo amico!
Questa è una piccola vittoria. Ti è piaciuto il nostro video? Allora metti mi piace e iscriviti.